Sono a Shanghai per il CS Asia 2019 e sono passato da uno shop vivo per mostrarvi gli ultimi prodotti. Fra questi c'è il modello S1 Pro, un medio di gamma con camera pop-up. Potete trovare sicuramente il video and so on sul nostro canale di YouTube, ma ho anche colto l'occasione per fare un video con questo Y3, un modello economico con batteria ad alta capacità da 5000 mAh e con camera inserita qui frontalmente all'interno di questo notch a goccia. Queste tre caratteristiche sintetizzano sostanzialmente questo Y3, che ha un display da 6,35 pollici frontalmente, con bordi ultra sottili su tre lati per via proprio dell'artificio del notch a goccia qui in alto, che ospita una camera frontale da 16 megapixel e lo speaker per le chiamate è sovrapposto alla camera, come quasi sempre succede quando abbiamo uno smartphone con waterdrop notch. Il rapporto screen to body in questo caso è dell'89%, quindi non è particolarmente estremo, anche perché le cornici non sono proprio sottilissime. Un pannello che non è un OLED, è un pannello IPS tradizionale con una risoluzione HD Plus e con un rapporto di forma un po' inconsueto di 19:3:9. È comunque un rapporto di forma ultra wide, ultra esteso, perfetto per visualizzare un film come al solito, ma anche comodo per ridurre gli ingombri nonostante la diagonale del display sia comunque elevata. E infatti abbiamo un'altezza di 15,9 cm, una larghezza di circa 7,5 cm e uno spessore di 8,9 mm, quindi quasi 9 mm, per un peso di 190 grammi. Uno smartphone che, per quanto riguarda gli ingombri, è quindi nella media rispetto ad altre soluzioni dello stesso genere, con però un vantaggio perché monta al suo interno una batteria da ben 5000 mAh. E poi avrete notato lo scalino che inserisce il display all'interno della cornice, una caratteristica comune a tutti gli smartphone di fascia medio-bassa. Un dettaglio che non è bellissimo da vedere, ma credo che non si possa fare a meno in questo momento se si vuole risparmiare. Qui sulla sinistra c'è un carrellino per gli slot, supporta anche una micro SD in alto, non c'è assolutamente nulla. Sulla destra abbiamo il bottone accensione, il bilanciere, il volume, con una pressione prolungata del bottone accensione non parte l'assistente Jovi. Sul fondo abbiamo una micro USB con ricarica rapida 9V 2A 18W, un jack audio, il forellino per il microfono e uno speaker. Insomma, una dotazione di interfacce abbastanza economica, anche abbastanza cheap. Sul retro abbiamo questa cover in vetro che è un po' più gradevole, devo essere sincero, ha una bella decorazione con una trama impressa sotto la superficie, molto sottile, molto fine, forse riuscite a vederla anche nella mia inquadratura. Questa è la versione rosa, c'è un gradiente dal rosa al pesca, ma c'è anche una versione blu. E qui in alto abbiamo una tripla camera con un sensore principale da 13 megapixel apertura 2.2, un sensore per la profondità di campo da 2 megapixel e un sensore da 8 megapixel grandangolare con un angolo di 120 gradi. Qui in basso abbiamo il flash LED e qui al centro della cover abbiamo il sensore di impronta, perché ovviamente non è un AMOLED e quindi non potete avere il fingerprint in display. Anche volendo non avreste potuto, comunque, per via del prezzo. Torniamo sul frontale perché vi voglio parlare un po' di che cosa c'è all'interno del sistema. Entriamo dentro le informazioni, quindi More Settings, About Phone, abbiamo la FunTouch OS, la customizzazione di Android 9 di Vivo e abbiamo un processore octa-core con una frequenza massima di 2-3 GHz. Sappiamo che si tratta di un MediaTek Helio P35 o MT6765, un processore che comunque, nonostante sia di fascia media o bassa, supporta l'accelerazione della AI e infatti questo smartphone è dotato di supporto per l'intelligenza artificiale. Molto comoda questa funzione che ci permette di vedere in real time la frequenza dei core. È abbinato al processore un ammontare di RAM da 4 GB con uno storage da 128 GB, ma potete espanderlo tramite micro SD. La batteria
e ancora una volta ve lo ricordo da 5000 mAh, quindi una batteria di ottima capacità che sicuramente dovrebbe portarvi oltre una giornata d'utilizzo. Entriamo nel software fotografico. La UI di questo software è comune un po' a tutti gli smartphone Vivo. In alto abbiamo delle impostazioni, il live photo, alcuni settaggi. Qui in basso ancora continuano le icone delle impostazioni, possiamo andare ad attivare gli effetti di apertura o possiamo andare a utilizzare la camera grandangolare. Nella modalità video vediamo che risoluzione riusciamo a raggiungere, arriviamo a un massimo di Full HD. C'è il beautifier e non possono mancare le modalità panorama e pro. E poi sempre all'interno delle impostazioni faccio vedere che c'è anche una sezione dedicata a GameCube che comprende alcune impostazioni proprio per i player, per chi vuole giocare 3D con lo smartphone, principalmente un game assistant, un assistente di gioco, la possibilità di andare a bloccare le notifiche oppure ancora la possibilità di andare a disabilitare automaticamente la connessione WLAN. E c'è anche la possibilità di entrare direttamente all'interno della propria collezione di giochi, sempre da questo GameCube. È tutto per questa mia velocissima preview del modello Y3 di Vivo qui da Shanghai. È già disponibile in commercio qui in Cina, mentre non penso proprio che arriverà in Europa e quindi neanche in Italia, anche perché Vivo non distribuisce i suoi smartphone nel nostro paese, né nel nostro continente. E ancora una volta mi auguro che questa situazione possa cambiare, perché sicuramente ci offrirebbe una maggiore possibilità di scelta.